Buonasera, benvenuti alla seconda partita di questa seconda giornata. Jeneken contro Economia Mavericks che vincono 2-1. Sentatevi. Fabrizio Cacciatore. Bruno Biafai. Come si chiama? Fabrizio, battete furio. Come stai giocando? Male. No, non è vero, Ah, non stai perdendo. stiamo perdendo, però secondo me possiamo vincerla tranquillamente come partita. Ma sono un po' in affanno, però abbiamo giocato meglio noi secondo me. Però vabbè, secondo me è tutto da vedere. Se continuiamo, secondo me a giocare così possiamo portare quel risultato pure a casa. Se no prendiamo altri 4 palloni. Sono d'accordo. Presentare. Mario Gargiulo, Giorgio Cadure. Voi come state giocando? È abbastanza bene, a me è la prima volta che gioco con questa nuova squadra. Sono contento che mi hanno chiamato, per adesso sta andando Nonostante abbastanza sia scarso. bene. Tante volte questo dicono di me, però vabbè. Ah, sta andando Cado? bene. Basta. Ha ragione. Che palle, oggi va a posto, ci vediamo dopo. Buongiorno. Bentornati alla fine della seconda partita della seconda Benvenuto. giornata. Economia Mavericks contro il CVS Jeneken che sta in silenzio stampa, poi avete vinto 5-3. Presentatevi. Non ci presenta Mario Gargiulo. Domenico Zappia. Giorgio Cadun. Allora, segnato Zappia un gol, a chi lo dedichi? Ai miei amici dietro la rete, Giovanni, Raul e Maccaroni. Ultras. Di Natale che non c'è, sforza, tre gol, ma tu hai Fatto segnato? i gol, ha fatto. A chi Non vuoi avete dedicare? segnato. Allora, uno lo voglio dedicare a un ragazzo che non sta tanto bene, ha avuto un problema, quindi voglio dedicarlo a lui senza fare nomi. E un altro voglio dedicare alla mia famiglia. Va bene, tu che devi parlare? Dedichiamo la vittoria al capitano che oggi non è venuto. Ivan Cuomo. Ivan Cuomo. Sì, che c'ha bisogno. Troppo vero il movimento. Ok, tu vuoi parlare? No, sono qua a parlare. Presente. Che Non è vero che ci chiamiamo Mavericks, però siamo tutti uguali come squadre. Cioè, questa è la seconda partita che si lamentano della prestazione arbitrale che ci favoriscono. Posso dire una cosa? Allora, è vero che la palla era entrata perché il gol l'hanno vista tutti, è inutile che ci giriamo intorno, però voglio dire. Però spiega perché hanno annullato un gol a loro. Allora, perché loro stavano vincendo 3-2, ha fatto il tiro Riccardo, la palla è entrata. Però voglio dire anche una cosa, noi è vero che oggi loro forse meritavano qualcosa in più, però cioè, forse oggi avrebbero vinto lo stesso, però noi siamo più forti, solamente che oggi era la prima partita, si è inserito Mario oggi, poi non abbiamo mai giocato insieme, infatti pure la prima partita abbiamo sofferto, però penso che è vero, oggi loro avevano meritato, però siamo più forti, quindi magari avrebbero vinto oggi, ma poi sarebbero usciti alle fasi finali contro noi perché noi siamo più forti, è inutile che ci giriamo intorno. Ah, boh, non lo sai. Sì, è scontato. Tu presenta. Mattia De Furio. Che vuoi dire? No, che loro sono nettamente più forti oggi, si è visto in mezzo al campo. Veramente ci hanno messo in difficoltà dal primo all'ultimo minuto e hanno meritato la vittoria, veramente. Ingratici, anche voi. Vabbè, no, loro sono forti, abbiamo già incontrati. Siamo scarsi, Hanno vinto loro meritatamente, Abu, abbiamo vinto. posso dire una Mo si cosa? chiagnano un gol, non è No, così. avete meritato, avete vinto Meritatamente. meritatamente. Allora, voglio dire Vincevamo un'altra cosa. Vincevamo 3-2 con l'uomo, in parità di uomini, facciamo il 4-2, poi vincete voi 5-3. Io Però non ce la traccio. avete vinto meritatamente. Questo Posso mi fa dire una infreva, cosa perché non dire che hai nell'intervista? vinto meritatamente e che sei più forte, perché Posso sei messo dire in una mezzo al cosa campo che è più nell'intervista? Allora, voglio dire un'altra cosa. Questo torneo si chiama Lega Giovanile, appunto perché dobbiamo stare tutti i ragazzi su un campo a divertirci. Lo scopo fondamentalmente di Mariano è questo. Quindi, cioè, direi. Magari è vero, i genitori vengono a vedere le partite, a vedere i figli, però mettersi a 40 anni fuori le grate ad offendere noi che stavamo in campo, a me e a Peppe di Natale abbiamo ricevuto delle offese da gente che Questo sono appena d'accordissimo con al te. posto di stare sul divano a vedersi la televisione, se mangiano tesoro che busco in tasca, ma bene, non coppo gamba, ci scappo. Vabbè, comunque basta. Posso dire una cosa? Per favore. Allora, volevo salutare Antonio Buonocore, che è il ragazzo più forte che ho visto giocare alla Mavericks. E poi volevo salutare Maurizio Birra e tutti gli ex Santos Che ti manca? che mi mancano tantissimo. Bellino. Ciao, guarda, sta Vabbè, vai in bocca al lupo per il continuo.